Ieri la Roma gioca, pareggia 1-1 con l'Olympiacos, ma ragazzi, i risultati amichevoli non vanno proprio visti, perché poi l'avete vista anche la Juventus, avete visto l'Atalanta oggi col Parma, avete visto un po' tutto quanto, perciò i risultati non vanno visti in amichevoli. Però logicamente si possono vedere magari, no, qualche giocatore, qualche vecchio giocatore, tutto quanto. Ieri secondo me c'è stata una conferma che la Roma ancora non è completa, che va completata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, e vanno presi giocatori di qualità e forte se si vuole lottare per la Champions League. Con qualità, ripetiamo tutti i giorni, gamba, 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 gamba. Fisicità, gamba, 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 fisicità, gamba, gamba. Questo è quello che serve alla Roma. Per quanto riguarda il mercato, è un periodo un po', diciamo, scarno di notizie. Oggi esce Soumaré da Filippo Biafora. Però io vi dico la verità, ho parlato con Nick, ho parlato con Manuel, ho parlato con Sam, ho parlato, ho scritto messaggi con Fabrizio e tutti quanti i ragazzi non me lo promuovono come giocatore, cioè può essere uno in rosa che ha delle caratteristiche che mancano, ma non è uno de grande, sarebbe un acquisto di grande qualità. Certo che secondo me se inserisci lui e togli Bove per me va meglio. Per caratteristiche almeno, però diciamo non è che te fa tutta sta differenza. E poi per la centesima volta a tutti, lo ripeto, di quelli che mi scrivono di Bellanova e di Chiesa, perché ormai tutti i giorni, siccome tutti i giorni mo scrivete, io tutti i giorni ve lo dico. Per quanto riguarda Bellanova, io so che il Torino lo dà incedibile. Cioè, per il Torino è incedibile, a meno di offerte clamorose. Clamorose. E la Roma, clamorose sul terzo destro, non le vuole fare offerte. Per quanto riguarda Chiesa, Ale, hai sentito che ha detto Diaco Motta? Eh sì, ma lo sappiamo che era fuori rosa, non è che è il segreto di Pulcinella, ok? Ma per quanto riguarda Chiesa, dobbiamo fare dei ragionamenti, ok? Chiesa poteva stare alla Roma, poteva venire alla Roma. Io vi dico, non è per niente. Ascoltate a me su sta roba qua, perché io se non so le cose non parlo. Ascoltate a me. Chi ha tirato fuori la notizia sui social, perché poi radio il primo è stato Galopera, ma sui social la prima notizia su Chiesa, chi la dà? La dà Daiele. Non ci stanno 7 de coppe, 8 de bastoni, 9 de denara, 10 de spade. La da Daiele il 27 febbraio, che De Rossi parlava con Chiesa. Parlava con Chiesa, De Rossi parlava con Chiesa, ci ha parlato tante volte per convincerlo a venire. Lui gli aveva fatto capire che era disponibile, perché comunque quando c'era Allegri, se rimaneva Allegri voleva andare via e tutto quanto. Poi che succede? Cambia Thiago Motta e viene alla Juve, vince la Coppa Italia e viene Thiago Motta alla Juve. Viene Thiago Motta alla Juve. Io penso che lui credeva che Thiago Motta potesse rimetterlo in rosa. Invece non è stato così, ok? La Roma c'è andata forte sul giocatore, dove aveva anche un accordo di massima con la Juventus, ma il calciatore ha tentennato proprio, e vi dico che nazionale a chi gli ha detto, ma la Roma rideva, che vada come se va, che vada a Roma, ok. Che cosa succede? Che la Roma si è stranita la società e si è stranita De Rossi. Perciò io credo che da là la Roma è andata via da Chiesa. Andata via, se n'è andata da Chiesa. E adesso, per riaprire questa situazione qua, io la vedo difficile, perché la Roma va a prendere Soulé.
coi soldi che aveva destinato a chiesa. Adesso tu che puoi fare? Dici, vabbè, ma a Juventus sto da 15 mo. Innanzitutto bisogna vedere se sto da 15, perché per me a 15 in totale, per me sto da 20, bonus magari compresi, però quella la cifra. Ma il problema principale è Chiesa, perché da 6-7 milioni dovrebbe abbassarsi l'ingaggio, perché la Roma ha fatto delle spese importanti e la Roma potrebbe prendere a 15-20 milioni d'euro adesso un giocatore con le caratteristiche di Chiesa, ma che guadagna meno soldi e che magari può essere rivendibile nel tempo, può essere da futuribile, ok? Ecco perché è uscita qualche notizia su USA, Nusa, Pardo, Gassova e tutto quanto. Però, ripeto per l'ennesima volta, fino a che la Roma non prende l'esterno sinistro d'attacco, fino a che il mercato è aperto, se Chiesa dovesse fare una pazzia, perché ragazzi sarebbe una pazzia quella di Chiesa che prima rifiuta magari la proposta più alta economica da Roma per poi abbassarla e dice alla Roma e a De Rossi: scusate, mi sono sbagliato, voglio venire alla Roma, voglio venire alla Roma, voglio, sono disposto pure a abbassarmi ingaggio per venire a Roma, allora è un altro discorso. Ad oggi vi dico che ad oggi non c'è niente, perché a Roma è proprio quando si è stato il coso con Chiesa che ha fatto. La Roma se ne è perché la Roma vuole giocatori che vogliono venire, che la Roma sia al centro del progetto, che la Roma sia, vogliono giocatori che hanno fame, che proprio. E Chiesa non l'ha dimostrata sta qualità. Chiesa non l'ha dimostrata. Ci ha proprio snobbato. Ci ha proprio snobbato. E vi dico che De Rossi e la società hanno rosicato. E sono giustamente, secondo me, vi dico giustamente, sono andati a fare un'altra cosa, hanno fatto Sulè, faranno un altro giocatore là perché Daniele lo vuole, perché la Roma lo vuole fare, un altro de gamba così. Ma io in questo momento non credo a Chiesa. Per quanto riguarda altre cose, sono sincero, non ho notizie, cioè come credo non hanno notizie nessun giornalista, che parla nessuno. Per quanto riguarda Pubi non so nulla, lo ripeto. Per quanto riguarda, so solo un'uscita dei Darboforte e Frosinone di Shomurodov che potrebbe, che interessa forte a Verona, ma altre cose vedo di la verità. Non so, Abram mi dicono che da Milano mi dicono no, mi dicono in questo momento. Da Milano mi dicono che stanno distanti. Da Milano mi dicono che stanno distanti. Da Milano mi dicono. E ripeto, io vi dico che Abraham ha un accordo fatto col Milan. Diciamo, vuole andare al Milan. Vi dico che il Milan un mese fa avevo saputo proprio tramite proprio questa persona che poi me l'ha detto pochi giorni fa, no? Che il Milan adesso si è freddata la pista. Ma il Milan c'era su Abraham, anche se non era la prima scelta, eh. C'era forte, forte, forte. Adesso vediamo, perché loro non so se possono spendere i soldi che chiede la Roma, se li vogliono spendere. Per quanto riguarda io gli scambi, faccio sempre fatica a pensare ai scambi, ragazzi. Faccio sempre fatica perché è sempre difficile mettere su uno scambio. Però la situazione bene o male è questa. Io quello che posso dire oggi alle 21:39 è finito il primo tempo fra Cagliari e Roma, fra 2 settimane. E perciò comunque stiamo proprio sempre con questo ritardo, però ormai lo dobbiamo accettare. Ieri Daniele comunque in tranquillità ha detto ragazzi, meglio aspettare. E poi magari fare i giocatori del livello, da quello che ho fatto capire, di Sule e Dobic, che è quello che deve fare la Roma. Che è quello che devi fare la Roma. Non c'è niente da fare. La Roma deve fare giocatori di qualità.
e cercare di mettere in panchina più gente possibile che giocava gli scorsi anni. Forse così possiamo ambire a ritornare fra le prime quattro posizioni. Anche perché poi, sì, Napoli, Milan, Juve, Inter, ok, però vedete già Napoli con Conte cominciano ad esserci le prime. Conte, l'ultimo anni, ragazzi, perché è andato via da tutte le società? E Conte è bravo, perché Conte è insopportabile. Avete visto Mourinho? Ecco, però là c'è De Laurentiis, non ci stanno i fracking. De Laurentiis è uno che gli parte la brocca spesso e volentieri, perciò magari potrebbe succedere. A Roma deve essere pronta a approfittare. Atalanta, mo vediamo se ha fatto una scamacca. È uno squadrone, venderà Kumpomanias, ma comprerà. E c'è sempre Gasperini. Però se noi facciamo questi quattro de gamba, forti, fisici, e magari rinforziamo anche la panchina uno o due giocatori, io dico che a Roma può lottare alla pari con tutte quante. Però dobbiamo completare sto mercato. Adesso, ad oggi, se mi dite 4-8, sono preoccupato. Ad oggi, cioè proprio oggi, se io do immaginare la squadra che è questa, regà, sono proprio preoccupato. Addirittura mi preoccupo di Lazio e Fiorentina. Pensate come sto. Pensate come sto, che non sottovalutare nessuna delle due, né la Lazio né la Fiorentina. La Lazio perché Baroni non è. È bravo e la Lazio ha preso tutti i giocatori di gamba che hanno grande velocità. E la Fiorentina, Palladino è bravo e ha preso giocatori interessanti. Sta completando il mercato giocatori interessanti. Ecco perché dobbiamo rinforzarci. Ma Daniele De Rossi ci ha detto che dobbiamo stare tranquilli e tranquilli stiamo. Importante è che almeno le prime due giornate, poi Torino vediamo, ma le prime due giornate non ce le impicchiamo per il mercato. È molto importante andare a vincere a Cagliari e vincere quella dopo in casa, che credo, ragazzi, che è Verona, che a seconda casa è Verona, se non erro. Empoli, ecco, l'Empoli in casa, l'Empoli in casa, la prima a Cagliari e l'Empoli in casa, quelle non si possono toppare, perché abbiamo visto poi l'altro anno quanto è stato importante toppare e le prime due partite proprio con Salernitana e Verona, perciò quelle non si possono toppare e speriamo che sto mercato non faccia danni per le prime due giornate. Questo è molto importante. Monologo terminato. Allora, alzo gli allerta.